L'idea di Darwin era proprio che tutto, qualsiasi cosa vivente sulla Terra, si può far risalire ad un comune progenitore. I darwinisti credono che tutta la vita terrestre di qualsiasi specie si sia evoluta per mezzo del processo della spontanea mutazione genetica, accompagnata dalla selezione naturale o sopravvivenza del più forte. Il fatto sorprendente è che nonostante la teoria sia stata accettata universalmente da oltre un secolo, non ci sono assolutamente prove dirette per sostenerla. Darwin ha sollevato l'evidenza della diversa grandezza dei fringuelli, piccoli, grandi, medi. C'erano fringuelli con becchi grandi, becchi spessi, becchi lunghi e becchi sottili. Darwin ha affermato che questi becchi erano la prova dell'evoluzione. In realtà questi becchi erano il risultato di una variabilità genetica che esisteva già in questa popolazione di uccelli. Se prendiamo due fringuelli di media grandezza con dei becchi di media grandezza e li alleviamo, avremo alcuni fringuelli con dei becchi piccoli, altri con dei becchi più grandi. Col tempo questi fringuelli andranno in ambienti diversi e allora i becchi diventeranno della misura necessaria per quell'ambiente, diventando così predominanti. Il punto è che la capacità di adattare becchi piccoli, medi o grandi era già insita nei geni della popolazione genitoriale dei fringuelli delle Galapagos e la differenza ambientale è stata determinante per la loro attuazione. Non c'è stata la creazione di informazioni uniche e nuove. Il guaio è che tutti questi fringuelli si incrociano fra di loro e questa è la prova biologica di appartenenza a una specie. Due creature che si accoppiano e producono piccoli vivi e fertili vengono considerate della stessa specie e tutti i fringuelli delle Galapagos hanno queste caratteristiche, per cui non ci sono specie diverse. Se l'evoluzione fosse vera, non dovremmo preoccuparci dell'estinzione delle specie perché se ne creerebbero delle nuove. Invece non abbiamo nuove specie, ma al contrario assistiamo al deterioramento e alla scomparsa di molte forme di vita. Charles Darwin teorizzò che dando a un certo animale un tempo sufficiente, esso potrebbe evolversi in un altro. E questa è la base dell'albero genealogico evoluzionista della vita insegnato in biologia. Darwin stesso però riconobbe la mancanza di fossili di transizione negli strati rocciosi. Infatti, quando scrisse a proposito degli anelli di congiunzione, affermò: la geologia, per certo, non rivela una tale catena organica perfettamente graduata, e questa è la più ovvia e seria obiezione che si possa fare contro la mia teoria. Il problema principale nel darwinismo è di trovare delle chiare prove fisiche. Dove cercheresti queste prove? Beh, senz'altro nelle rocce, nei sedimenti rocciosi, nei fossili. I fossili vengono collezionati da centinaia di anni, da secoli. In ogni università e in ogni museo del mondo ci sono miliardi di fossili, ma non risultano specie intermedie. Se osserviamo a un qualsiasi strato, troviamo un solo tipo di fossile. Se guardiamo allo strato superiore, ne troviamo un altro di tipo diverso. Quello che non troveremo è un cambiamento graduale. Gli evoluzionisti affermano che questi invertebrati a loro volta si siano evoluti invertebrati come i pesci. Però negli ultimi 150 anni gli scienziati hanno portato alla luce miliardi di fossili di invertebrati e di vertebrati e non hanno trovato una singola forma di transizione. Qualsiasi grande specie di pesci di cui siamo a conoscenza appare completamente formata. Gli evoluzionisti sono al corrente che non c'è traccia di antenati né forme di transizione che colleghino questi gruppi l'uno all'altro. Ora, se non abbiamo antenati per i pesci vertebrati e neppure per gli invertebrati, vuol dire che l'evoluzione è impossibile. Uno studio sulla sedimentazione geologica conferma che i principali gruppi di animali appaiono all'improvviso e completamente formati. Ad esempio, esiste un'enorme varietà e complessità nel mondo degli insetti. Tuttavia, gli evoluzionisti non offrono prove convincenti che gli insetti si siano evoluti da un comune antenato. Lo stesso problema esiste per la stragrande varietà degli anfibi, dei rettili e dei mammiferi. L'albero evoluzionistico della vita non ha né tronco né rami. Perciò tutti i presupposti anelli intermedi sono solo cieche speculazioni.
A volte i darwinisti tirano fuori degli esempi di ciò che chiamano transizione. Credo che l'esempio più conosciuto sia l'Archaeopteryx, mezzo dinosauro, mezzo uccello. Il guaio è che se esaminiamo il dinosauro che dovrebbe essersi evoluto, troviamo che nessun tipo di dinosauro ha una clavicola e gli uccelli invece hanno tutti uno sterno carenato che sostiene i muscoli pettorali atti a muovere le ali. Nel passato è stato affermato che l'Archaeopteryx altro non era che un rettile pennuto. Beh, ancora non ho visto un rettile al quale si possano incollare un po' di piume e che con una spintarella alla coda voli. No, l'Archaeopteryx volava, aveva le ali e non era certo un rettile pennuto. Infatti ho qui sotto mano un articolo pubblicato nel marzo del 96 nel giornale di paleontologia dei vertebrati, nel quale l'autore dice: le caratteristiche ornitologiche del cranio dimostrano che l'Archaeopteryx è un uccello, piuttosto che un archeosauro pennuto non adatto al volo. L'anello mancante più importante di tutti, naturalmente, è quello fra una scimmia e l'uomo. Questo è l'anello mancante che più ci interessa, se mai lo trovassimo. A sentire i darwinisti, però, si potrebbe pensare che ne siano stati trovati in abbondanza, ma la verità è che questi anelli non esistono affatto. Tutti i fossili trovati fino ad ora sono stati classificati, riclassificati come umani o come primati, e l'anello mancante è ancora mancante. Ad esempio l'australopiteco, lo scheletro di Lucy, altro non è che solamente il 40% dello scheletro di una scimmia non molto grande e nessun osso di esso prova che abbia mai camminato in posizione eretta. La cosa interessante è che presentano Lucy con delle caratteristiche umane, come la posizione eretta, mani e piedi simili a quelli umani. Non so da dove i ricostruttori di fossili abbiano preso questi dati, perché dai rapporti di Randall e Sussman si evince abbastanza chiaramente che Lucy aveva mani e piedi lunghi e ricurvi, addirittura più lunghi e più curvi di alcuni scimpanzé. Diversi autorevoli anatomisti sono arrivati alla conclusione che l'australopiteco, il genere a cui Lucy appartiene, è semplicemente un tipo di scimmia estinto e non ha niente a che fare con l'uomo. Se analizziamo il cosiddetto anello mancante, scopriremo una serie di frodi, inganni e speculazioni. Ad esempio, l'uomo di Nebraska con tutta la sua famiglia è stato ricostruito cominciando dal dente di un maiale. L'uomo di Piltdown è oggi universalmente considerato come una grande burla. Infatti è formato da una mascella di scimmia e da un teschio umano falsificato per sembrare vecchio. I neandertaliani erano persone normali, afflitte da artrite, rachitismo o sifilide. I Ramapithecus, i gigante Pithecus e gli Zianthropus erano dei gorilla, mentre l'uomo di Heidelberg e di Cro-Magnon erano umani. Così, nonostante le affermazioni fuorvianti degli evoluzionisti, l'anello mancante è ancora mancante. Una delle teorie più divertenti in circolazione oggi è che il DNA dell'uomo e dello scimpanzé siano identici al 98,3%. Come genetista trovo questo molto umoristico, perché neanche voi siete così identici a voi stessi. Infatti i geni che avete ereditato da vostra madre e i geni che avete ereditato da vostro padre sono, nella media, al massimo simili solo per il 93%. Se vogliamo, l'uomo e lo scimpanzé hanno molte cose in comune. Respirano la stessa aria, hanno muscoli ed ossa, digeriscono nello stesso modo. Se siamo stati creati dallo stesso Dio, è normale che abbiamo molte similarità. Supponiamo per un momento che ci sia del vero in quella percentuale, anche se non so proprio da dove sia spuntata. Ed esaminiamo una nuvola, una medusa e un'anguria. Sono tutte composte per il 98% di acqua. Usando la logica degli evoluzionisti non c'è differenza fra la nuvola, la medusa e l'anguria. Ma quel semplice 2% fa un'enorme differenza fra l'uomo e lo scimpanzé. Nel primo capitolo della Genesi leggiamo che Dio ha creato tutte le cose viventi secondo la loro specie per riprodursi e riempire la terra. Questo è precisamente quello che vediamo. Se, come dicono gli evoluzionisti, un rettile si è evoluto in un uccello, con chi si sarebbe accoppiato quell'uccello? Inoltre, tutte le forme intermedie sarebbero state inevitabili. Che scopo avrebbe una mezza ala o un mezzo becco? Tutti gli animali hanno organi complessi necessari per la loro sopravvivenza.
Ad esempio, i delfini e i pipistrelli hanno un sofisticato sistema radar che usano per trovare il cibo. Se questi efficienti radar non fossero completamente funzionanti, essi morrebbero. Le prove scientifiche della creazione sono schiaccianti, mentre gli evoluzionisti sono costretti ad ammettere che, secondo la loro prospettiva, sia per l'origine della vita, sia per quella dei principali gruppi di animali, le prove rimangono sconosciute.